iniziativa che abbiamo voluto prendere, spero che sia la prima, fuori da quella del prematuro come iniziativa, la prima di numerose altre, perché vogliamo che sia un momento di aggregazione per le nostre famiglie aquilane, soprattutto quelle che hanno avuto l'esperienza di un bambino pretermine, ma anche di tutte le mamme e i papà che si trovano ad affrontare la crescita dei loro bambini. E noi pensiamo che l'aiuto, il supporto di gente del mestiere possa rinforzare un po' queste loro capacità genitoriali già innate. Crediamo molto nel mondo dell'associazionismo, vogliamo fare rete con le altre associazioni che si interessano dei bambini, perché per le nostre iniziative, come quella di supporto di ogni tipo alle famiglie, come quella di iniziare a costituire un alloggio, una piccola foresteria per bambini, per genitori di bambini ricoverati presso la terapia intensiva dell'Aquila, penso che sia importante unire le nostre forze, noi, le altre associazioni Ollus che si interessano di bambini e anche associazioni di service potrebbero darci una mano, perché è un progetto molto ambizioso, ma noi siamo determinati, vorremmo portarlo avanti perché abbiamo vissuto le difficoltà di queste famiglie e sappiamo quanto può essere importante questo aiuto per loro. Quindi invitiamo tutti a darci una mano. In questo senso già diversi giorni fa aveva lanciato un appello anche all'amministrazione comunale affinché un po' si sensibilizzasse la popolazione su questo argomento, ma anche insomma sul fatto che avete bisogno appunto di una mano, essendo un argomento molto delicato, molto sentito e un progetto molto ambizioso, sarebbe importante l'aiuto dell'amministrazione, no? Sì, dicevo proprio questo, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Chiederemo alla nostra amministrazione comunale una sede, sappiamo che ci sono tante sedi libere e vedremo qual è la strada migliore. Pensiamo che questa nostra spinta sensibilizzi anche la nostra ASL per cooperare con noi per organizzare questa sede, perché secondo me dobbiamo fare le cose che servono. Questo io lo dico come medico che ha lavorato per 40 anni in terapia intensiva neonatale. È veramente una necessità che hanno le famiglie e chiedo a tutti un aiuto per cominciare. So che è un progetto ambizioso, so che forse ci vorrà tempo, ma iniziando poco alla volta riusciremo, io sono sicura che riusciremo. Un reparto molto particolare dove ci vuole molta sensibilità, ne parlavamo prima con la dottoressa Rosa Persia, oggi un momento di festa dove appunto ci sono i bambini che sono stati in terapia intensiva, insomma che sono stati comunque all'ospedale dell'Aquila, e ci sono anche i genitori che hanno un rapporto molto stretto con voi medici. È un lavoro entusiasmante, cioè un lavoro difficile che può essere anche in alcuni momenti pesante, però è un lavoro entusiasmante che riempie di soddisfazione. Io posso raccontare un episodio, se possibile, di un neonato che abbiamo salvato io con la dottoressa Persia di una, tanto si parla di tanti anni fa quindi si può dire, di un'ernia diaframmatica, che è una malattia molto grave per cui i neonati nascono senza diaframma e allora l'intestino va tutto nei polmoni, quindi lascio immaginare la gravità della situazione. Trasferito al Bambin Gesù, fu salvato e quindi grandi complimenti anche dal Bambin Gesù, e la cosa che mi è rimasta impressa da parte della nonna di questo bimbo è che nel suo dialetto e nella sua spontaneità mi disse: dottor, questo è pure un figlio te. E quindi queste sono cose molto belle secondo me. Ecco, anche molta emozione. Sì, evidentemente sto invecchiando quindi mi emoziono. La nostra bambina è nata a 28 settimane, è pesato 1,280 kg, era lunga di 38 cm e adesso abbiamo 9 mesi, però età corretta 6 mesi,
Siamo 68 centimetri e 9 kg. Sì, ecco, appunto una bambina che è veramente cresciuta bene, è grande, questo lo ricorda sempre la dottoressa sì. Persia, non bisogna essere spaventati perché poi i bambini crescono bene, quindi benissimo. Lanciamo questo messaggio. Benissimo, sì sicuramente, infatti è una bambina bellissima, sì abbiamo passato una strada abbastanza lunga, 3 mesi in ospedale, però comunque adesso sembra, non è una bambina prematura, è una bambina come tutti gli altri, è bravissima, solo che è molto forte, è più forte di tutte. Quando prendiamo prelievo lei manco piange, quindi è una bambina di carattere veramente veramente forte, è molto brava. Come sono, qual è stata insomma l'esperienza di quei 3 mesi in ospedale, che immagino insomma siano stati molto difficili per mamma e papà? Come tutte le mamme non aspettiamo che nasce una bambina così piccola, aspettiamo che nasce una bambina grande, forte, cicciotella, invece è nata una piccola, non lo so manco come chiamare, era come un gattino, però era molto forte. Comunque 3 mesi in ospedale, grazie all'assistenza, sono state bellissime. Non ci siamo mai lamentate di nulla, siamo state sempre ben servite. Sofia è stata sempre all'altezza, potevamo passare che notte, che giorni con lei, era veramente bellissima. Abbiamo ancora questa bellissima amicizia con tutti i dottori e Sofia ama l'ospedale, ogni volta quando entra sorride. Diciamo così, è un'esperienza unica. Ci ricorderemo per sempre, sicuramente. Adesso sono rimaste solo le foto, perché con noi non ci ricordiamo più. È passato tutto. Sì, amore? Ecco, dottoressa, io lei... Devo sottolineare proprio questo che emerge da quello che ci dice la signora Elena. Rimane un legame fortissimo con noi medici della terapia intensiva, e il messaggio più importante che ha dato Sofia con la sua mamma è che questi bambini, nonostante le difficoltà che attraversano, hanno le potenzialità del bambino che nasce a termine, sono ancora più forti, sono stati temprati, sono bambini che nonostante tutto, nonostante non erano pronti ad affrontare la vita all'esterno, ce l'hanno messa tutta e ce l'hanno fatta bene, come si vede. La Onlus, l'Aquila per i più piccoli, ha organizzato una festa molto importante qui all'ospedale San Salvatore, un momento di aggregazione ma anche un momento di gioia per questi bambini, ma soprattutto per le famiglie. Esattamente, proprio questo, un momento per stare insieme, perché noi organizziamo già solitamente il 17 novembre la festa mondiale del prematuro, però pensavamo fosse anche importante dare uno spazio per stare insieme anche in un momento non necessariamente di ricorrenza così specifico, e quindi anziché arrivare a Natale abbiamo pensato alla Befana, anche perché il nostro, diciamo, il simbolo dell'associazione che si occupa di prematuri è comunque una calza, i calzini, e quindi perché non la calza della Befana come simbolo per raccontare anche la vita di questi piccini proprio difficile. Un impegno costante però che dura tutto l'anno, sono tantissime le iniziative che si mettono in cantiere durante l'anno, questo è un po' l'apice, no, del vostro lavoro. Proprio così, effettivamente noi svolgiamo comunque un'attività sul territorio dando sostegno alle famiglie di qualunque genere, sostegno in reparto dal punto di vista anche psicologico, perché hanno bisogno anche di essere accolti, sostenuti nelle loro difficoltà, paure, insomma è una situazione anche che non tutti quanti sanno affrontare con serenità, perché non è semplice affrontarla effettivamente con serenità, e poi di fatto nel quotidiano cerchiamo di far conoscere il mondo della prematurità, perché non sempre è ben nota alla popolazione, quindi diffondiamo un po' la conoscenza, nel nostro piccolo ovviamente. In questo il fatto di essere appunto psicologa oltre che volontaria aiuta, quindi c'è bisogno, no, di dare un supporto a queste famiglie, soprattutto ai genitori che spesso magari non sanno come affrontare la situazione, perché si trovano insomma hanno tante domande, vogliono delle risposte. Esattamente, sì, loro si trovano di fronte a una situazione che non tutti quanti poi sono preparati ad affrontare, o meglio non è mai preparato nessuno ad affrontarla, però diciamo che alcuni possono anche metterla in conto, molto spesso non è una cosa che ci si aspetta, e quindi affrontare una situazione così difficile, così improvvisa, mette un po' tutti, si oscilla un po', no? Si barcolla un po', se stiamo all'Aquila stiamo nel tema del barcollare. Ovviamente avere informazioni, essere sostenuti da chi più informazioni ha e può fornirle è un sostegno importante, anche solo proprio per accogliere queste paure e farle verbalizzare, questo sì. Ecco, è molto importante anche questo momento di festa, di aggregazione, per sensibilizzare un po' le famiglie aquilane che spesso non conoscono questo tipo di problema, o meglio, lo vedono come un problema, ma in realtà insomma
non è poi una situazione così critica, quindi anche magari un consiglio a tutti coloro che sono spaventati dalle situazioni che non conoscono. Certo, ma sicuramente il consiglio lo può dare in primis la dottoressa Persia, che è una grande esperta, una grande professionista. Io mi sono appoggiata a lei in diverse occasioni quando il mio bimbo non è stato bene e ho riscontrato sempre una grande umanità. Immagino che lei faccia lo stesso con i bambini del reparto e soprattutto con chi vive in una condizione di disagio. Quindi di nuovo l'invito a partecipare, aderire a tutte le iniziative di questa associazione.